arrivati qui a San Michele Arcangelo, qui nel Foggiano, e diciamo è una, questo paesino qua, la chiesa, andiamo a vedere un po' quello che succederà qui, primo stop, prima tappa del nostro, del nostro itinerario, andiamo a vedere un po' quello che succederà. No, ci vuoi essere un mondo, ci sono bancarelle, cose. Sì, no, troppo. E poi siamo andati per il porto a Marchesi, luce e mezzo. E poi a Rappo lo seguimo. A fare via, e poi sempre 14 anni, poi... No, il mondo, eh. Sì, infatti, poi non il mondo qua. Vabbè, però sappiamo, lì ci sono i ristoranti. Vediamo un po' quello che succede. Ragazzi, è più tardi. Andiamo a vedere un po', qualche souvenir, qualcosina, e di Mario al telefono, ok? Va bene, Mario, siamo arrivati. Era di qui, prima tappa a San Michele. Arcangelo, dai, andiamo questi. Vediamo un po' di souvenir, sì. Andiamo alla chiesa e continuiamo il nostro viaggio, ok? Allora, souvenir, qui si vende un po' di cose, andiamo a vedere un po' di cose tipiche. Ci sono qui. Sì, c'è un po' di peperoncini. Lì, no? Un po' di cose tipiche. Una cosa sfusciata. Le ostie. Mario, che te ne pare un po' di questi prodotti tipici? Tipici pugliesi, dai, pugliesi. Sono lì. Vabbè, andiamo a vedere un po' di qua. Infatti è andato giù. Eccolo qua, questo è il pane tipico che ci hanno portato. Due posizioni. Vediamo pane cotto con il forno a legno. A legno. Andiamo a vedere. Seguiamo qui a Monte Sant'Angelo, un po' di un cagnolino. Questo orecchietto, queste cose tipiche. Orecchiette pure, le mandorle, pomodori secchi. E poi c'è pure qualche ristorantino, è meno turistico, a 16 euro. Legume. Tarallini all'olio, comunque. Tarallini glassati. Interessante, all'interno. Facciamo un giro, continuiamo. Voilà. Al castello. Mario, souvenir. Questo paesino, Il pane lo prendiamo dopo, Ci sono altri prodotti locali. Il castello. Abbastanza medievale, poi ci sono le orecchiette qua. I tarallini. Qua c'è il pane. Abbiamo preso il pane. Un sacco di mendicanti però qui, Vabbè, andiamo alla chiesa e... più tardi.
vedete qua questa fortezza qui, non lo so che cos'è, però comunque è un posto mistico qui, abbastanza. Parco Nazionale del Gargano. Guarda, questo doveva essere il castello. Castello medievale. Comunque l'atmosfera è surreale qui, ragazzi, non lo so, io proprio perché sto vedendo pure la serie Viking, qua mi sembra un po' di stare un po' in quei luoghi. Andiamo a vedere un po'. Adesso 2 euro. Per fare il tour? Ne vale la pena. Allora, però seguiamo. Okay. Questa gastronomia. Sacco di cose speziose. Mario, te ne è parsa questa bottega? Sì. La bottega, no? Luigi, ti saluto. Bello, ci sono tante cose sfiziose qui, ragazzi. Continuiamo. Guarda, che ti pare questo borghetto medievale? Bello, non ne valeva la pena, non andare in quel castello là. No, no, è proseguiamo. Tante altre immagini sacre. Ci avviciniamo verso la chiesa. Voilà, ragazzi, Mario impegnato a fare foto. Quindi siamo vicino alla chiesa. Qui. Mario, fatto l'incontro. Vicino alla chiesa, ora entriamo nella chiesa, qui c'è la bottega. C'hanno un po' di prodotti tipici, però si lascia cavallo. Tutti tipici della Puglia, no? Dove c'è olio, 5 litri 32. Non ci va. Un'altra bottega, guardate la scala là, come. Porta. Il nostro viaggio qui in Puglia. Mario, che dici, vogliamo entrare? O vuoi fare la basilica di là? Come vuoi fare tu, Mario? Possiamo andare pure un po' a fare uscita di qua. Andiamo a vedere un po', perché è una bella diretta. Qui c'è Antonietta che ci saluta. Ivan, ciao! Ivan, ciao! San Michele Arcangelo, noi entriamo nella chiesa. Il posto è molto molto bello, mi piace molto, quindi
anche se fa freddo, no Mario? Ti piace il posto? No, bello, bello. Beh, abbiamo messo un po' di cose tipiche, sì, un po' di pane, un po' di prodotti tipici da portare a casa, quindi magari faremo una ricetta con questo pane, una bruschettona intrigante, no? Vabbè, entriamo e vediamo un po' com'è la situazione.